Si è appena conclusa la prima edizione, prima o poi mi sposerò. Un commento sulla manifestazione. Molto, molto emozionante tutto, molti ringraziamenti a tutti quelli che hanno partecipato, logicamente, e un grosso applauso anche a Lara che ci ha aiutato a organizzare tutto questo. E oltre all'emozione per gli sposi, che logicamente erano in primo piano, ho apprezzato molto anche la festa che c'è stata tutta dietro. Quindi logicamente è bello vedere tutti quelli che corrono dietro al matrimonio, dalle attività a tutti i parenti dei sposi. Crediamo nei giovani e nei loro sogni, più che altro. E ci sono anche tante agevolazioni che permettono ai giovani di poter ristrutturare e di poter crearsi il loro nido d'amore. Sì, sicuramente, oltre alle varie offerte che noi proponiamo sempre, quindi tutto va dietro alle esigenze del cliente, c'è la possibilità anche di sgravi fiscali, quindi logicamente con il recupero del 50% riusciamo a ristrutturare tutto quello che vogliamo, recuperando negli anni la spesa al 50%. In bocca al lupo a tutti e forse all'anno prossimo. Abbiamo una futura sposa del 2017, quale sarà la data? 16 settembre. Parliamo di matrimonio, parliamo di giovani coppie, l'organizzazione del matrimonio è sempre nelle mani della sposa o anche dello sposo? Anche dello sposo, anche lo sposo vuole partecipare, insomma, sì, tutte e due insieme. E in merito alle collezioni di abiti, c'è uno stile che ti ha affascinato? Ma ancora sono un po' indecisa, via, devo vedere, c'ho un po' di idee, però ancora non lo so. Giovani coppie sposi, siete molto giovani, cosa consigli a chi come te è a un passo dal matrimonio? E scegliere le cose insieme e condividere il percorso di coppia, questo secondo me è la cosa più importante, al di là del vestito, al di là di tutto quello che comunque sia fa parte della vita quotidiana, o al di là di quello che è la cerimonia, insomma anche i valori e la famiglia che c'è dietro e l'amore soprattutto che c'è dietro a tutto questo. Poi continuiamo ancora spose, poi vediamo quale spose del 2017. Giovane coppia e coppia anche fortunata, perché davvero parliamo di un sogno che si realizza. Sì, infatti veramente è proprio un sogno che si realizza, quello dell'abito da sposa e quindi del matrimonio finalmente. E tu hai vinto davvero questo abito da sogno grazie all'Atelier Sguardi, un'emozione grande che non ti aspettavi. No, assolutamente no, abbiamo partecipato un po' così, diciamo, tanto non vinciamo mai niente, invece questa volta sono stata io la fortunata. E visto che l'abito già è fatto, quali sono poi gli altri step per poter organizzare il matrimonio perfetto? Beh, sicuramente la scelta della location, gli inviti a tutte le persone e ovviamente poi non so, la casa, il passo successivo, sicuramente questi. E lo sposo, come partecipa all'organizzazione dell'evento? Ma faccio ben poco, a dire la verità, fa tutto lei, è un po'... è dura, sono tante cose da fare. Ed è tipico delle coppie, no? Spesso la donna è la parte organizzatrice. L'uomo dove interviene? Su niente. Sceglie tutto sempre tutto la donna. Mi supporta nelle mie decisioni, dice magari quello che lui preferisce. Certo, è importante anche il suo pensiero ovviamente, non è che posso scegliere tutto io. Poi alla fine sceglie lei come al solito. Nel tuo lavoro accompagni gli sposi nel giorno più importante della loro vita, raccontaci questo. È normale, uno accompagna gli sposi il giorno più importante della loro vita e ha anche in poche parole una responsabilità, portare la sposa fuori alla chiesa. E sono molto contento di quello che faccio.
quali sono le tendenze delle coppie di questi anni? Si predilige la limousine oppure macchine di lusso? Beh, più che altro molto la limousine, ma macchine moderne molto molto di più di quell'altra di epoca. Atelier Sguardi anche oggi regala emozioni. Come nasce questa idea? L'idea di regalare l'abito nasce per sopperire a esigenze di natura pubblicitaria, quindi piuttosto che investire nel materiale cartaceo o televisivo o radiofonico, abbiamo preferito regalare un abito da sposa a una ragazza che speriamo sia felice e ci parli bene di noi. Davvero una grande emozione e soprattutto la soddisfazione di condividere con la futura sposa il giorno più importante. Sì, infatti noi cerchiamo di essere presenti in ogni istante, cerchiamo di seguire le ragazze fino al giorno del loro matrimonio, le vestiamo presso la loro abitazione e siamo pronti a intervenire per qualsiasi tipo di necessità. Quali sono le tendenze della sposa 2017? La sposa del 2017 è una sposa che si propone in maniera molto romantica e anche in maniera molto sensuale. Tendenze vintage come il pizzo e abiti stile anni 50, ricerca di materiali preziosi e naturali. Termina così la puntata di Giro Marcando Web. Continuate a seguirci sulla nostra fanpage e sul canale YouTube Giro Marcando.